tuffo nel passato, ma senza dimenticare il presente. E questo è il senso della mostra temporanea Maglia Rosanero nella storia, organizzata da Mediagol.it in collaborazione con PalermoNews.it e il gruppo Rosanero Storia, e patrocinata da Lux Sicilia. Allestita dal 12 al 14 settembre nella centralissima piazza Castelnuovo, la mostra ha dato la possibilità ai tifosi rosanero che hanno superato gli Anta di rinfrescare la memoria e ai più giovani di esplorare la storia del Palermo. 42 le maglie in esposizione, con un arco temporale che copriva ben 50 anni di storia rosanero. Il curatore della mostra, Gabriele Schillaci, grande tifoso oltre che minuzioso collezionista, ne ha ripercorso le tappe più importanti e significative, partendo ovviamente dalle maglie più antiche in esposizione. Questa è una maglia più vecchia che ho. È una maglia del 1963-64, indossata da Giorgio Sereni in occasione di Milan-Palermo. La maglia in lanetta, in perfette condizioni. Poi abbiamo questa qua col numero 6 di Aldo Cerantola del 74, la seconda maglia, con scolla V rosanero e questa pandetta rosanero qua al centro. Una maglia è stata utilizzata pure già nel 1969 da Tanino Troia. Questa qua è una maglia del 1976-77, indossata da Vito Chimenti, una maglia particolare con i laccetti, poco utilizzata. E poi, una accanto all'altra, le maglie del nuovo millennio che segnano il ritorno del Palermo nell'elite del calcio italiano. È un passaggio particolare del Palermo Calcio, da un periodo diciamo un periodo molto poco roseo della Serie C, C2, poi ripescaggio perché l'Ischia Isola Verde non si è iscritta. Siamo riusciti a formare una squadra molto competitiva e questo è, diciamo, un po' tra virgolette l'anno della rinascita. Questo è il periodo quando c'era Sensi presidente del Palermo Calcio, una maglia indossata del 2000-2001, indossata da Massimiliano Cappioli, allora capitano del Palermo Calcio. E poi abbiamo la maglia della promozione, ovviamente. La storica della promozione, e questo proprio ha dato, dice, lo sprint finale a una serie di 9 anni di grandi successi. Questa è una maglia del 2003-2004, indossata da Eugenio Corini e anche autografata, come possiamo notare. Il nostro grande capitano che ci ha aiutato tantissimo a vincere molte partite. Non poteva inoltre mancare l'angolo dedicato alla Coppa Italia, croce e delizia del Palermo. L'unico trofeo ufficiale vinto a livello di prima squadra e anche quello che più di tutti ha fatto piangere il popolo rosanero. Questa è una maglia preparata per Mattia Cassani in occasione della finale Coppa Italia del 29 maggio 2011 contro l'Inter. Che dire, diciamo... Un sogno che è diventato incubo, diciamo. Sì, però comunque rimane un bel ricordo. Per me è la trasferta più bella che ho fatto. Delle cose stupende, a partire dalla metropolitana, tutte a salire con le bandiere, a tifare per il Palermo, a prescindere dal risultato. Veramente, io quando penso a Roma mi sciolgo. Spazio anche a chicche e curiosità. Tutti hanno un oggetto a cui sono particolarmente legati, anche Gabriele Schillaci nella sua sconfinata collezione di maglie. Passiamo alla maglia di Gianni Del Rosso, una maglia a cui sei molto legato, spiegaci perché. Questa maglia io la ricordo prima di tutto perché è l'anno della mia nascita, e secondo perché ha lo sponsor Vinicorvo, che è il primo sponsor pubblicitario applicato nelle maglie del Palermo. Presente, ovviamente, anche la maglia che, per restare in tema di abbigliamento, ha fatto sudare le proverbiali di Sette Camicie prima di riuscire a entrare in possesso. È stata una trattativa molto snervante, devo dire. Una trattativa è durata quasi un anno. È una maglia molto rara, indossata solo in un'unica occasione, ovvero quella del 29 ottobre del 78, in occasione di Palermo-Cagliari, finita con risultati 0-0. La maglia è del 1978, come ho detto, indossata da Vito Chimenti. È particolare perché ha uno sponsor tecnico dell'Admiral, una marca inglese che ha fornito molte club, diciamo, del Regno Unito. Tanto, ma veramente tanto rosa in un solo spazio. Alla portata di tifosi, appassionati di calcio, turisti e semplici curiosi. Esperimento riuscito. Can't you help me?